si affrontano Cesena e Spezia. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Un saluto anche da parte mia. Speriamo di vedere una partita interessante. La partita è già cominciata. E non va troppo per il sottile. Cascione di forza. Il Cesena ha vinto di misura nell'ultima partita, una vittoria sofferta. E quel che conta però sono i tre punti. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Lancio lungo del portiere. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Cascione. La gioca in area. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Qui può partire il contropiede. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Fase di stallo. Cross verso il centro, può tentare la conclusione. E ancora, palo. Palla che va a finire in calcio d'angolo. Prova a salire in aria. In questa fase iniziale della gara stanno sfruttando molto bene la fascia destra. C'è un sacco di spinta su questa fascia. Lo Spezia deve cambiare qualcosa per contenere gli avversari su quella fascia. Così stanno rischiando troppo. Occhio al tiro. La toglie dalla porta. C'è la palla lunga in avanti. Il Cesena oggi non ci ha fatto vedere una delle sue solide partenze al Fulmicotone. Ultimamente questa squadra va spesso in gol nei primi minuti di gioco. Bella apertura. Cross in arrivo. Cesena sembra aver individuato una debolezza degli avversari sulla fascia destra e cerca di spingere da quella parte. C'è un sacco di spinta su questa fascia. Insistendo troppo su una zona del campo, sempre quella, si rischia di lasciarne altre scoperte. Vediamo se i loro avversari ne sapranno approfittare. Cascione, che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. Prova a verticalizzare. Ecco un'occasione di contropiede. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Cerca spazio, la mette in profondità per il compagno. E trova bene il compagno. Spazza via. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Prova con la palla lunga. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato.
palla in avanti verso il compagno. Opportunità di ripartire. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Lungo passaggio in avanti. Decide di sfruttare la fascia. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. E trova il compagno sulla destra. Cross deviato dal difensore, corner. Prova immediatamente in avanti. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. C'è la palla lunga, in avanti. Allarga sulla fascia. Grande movimento nello spazio. Cerca il numero. Cerca la fondo, palla al piede. Tocco preciso. Occhio alla conclusione. Cerca la profondità, sulla fascia. Provano a ripartire da dietro. La mette sulla sinistra. Ha la possibilità di andare verso la porta. Può calciare a rete. Traversone in arrivo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. C'è l'opportunità per il contropiede. Palla in profondità sulla fascia. Se ne va. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Cross verso il centro. Libera tempestivamente. Non può sbagliare. Pericolo. Ottima progressione, palla al piede. Fare tutto da solo. Qui può partire il contropiede. E arriva alla fine del primo tempo. Si parte per la seconda frazione di gioco. Il Cesena ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Errore qui, pallone sprecato. Palla larga in profondità. Pallone in area. Prova il tiro. Tiro da dimenticare. Ha voluto terminare l'azione concludendo in porta, ma la cosa bella di questa giocata è stato il controllo del pallone sul primo tocco. Sono usciti dagli spogliatoi molto più agguerriti. Possiamo aspettarci un gran secondo tempo.
Spezia, reduce da una prestazione deludente che i tifosi della stampa imputano soprattutto alla tattica. Prova la conclusione. E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Voleva il tiro da una posizione meno defilata e si è portato verso il centro. Questo è un giocatore che sa vedere la porta. Riesce a mettere fuori. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. Il portiere la calcia lontano. Perde il duello fisico con l'avversario. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Decidono di giocarla all'indietro. Numero! Ci prova. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Ottimo il fraseggio. Palla giocata alta sulla fascia. È in posizione per il cross. Riceve in ottima posizione. Lo Spezia sta portando un sacco di uomini in mezzo all'area. Eh sì, si stanno arroccando in difesa. Ma questa tattica concede tanto campo agli avversari sulla tre quarti. È una carta che solitamente ti giochi negli ultimi minuti, quando stai vincendo e sei letteralmente assediato dagli avversari che provano a dare il tutto per tutto. Ma farlo per periodi prolungati, Fabio, può essere pericoloso. Occasione per il contropiede. Finora le squadre sono riuscite a neutralizzarsi a vicenda. È davvero una bella serie di passaggi questa. La mette sulla sinistra. Partita ancora completamente aperta. Riceve il passaggio. La mette in avanti. Cerca l'uomo là davanti. Allarga sulla fascia. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Passaggio intercettato. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Il Cesena non ha ancora effettuato cambi. Si allunga e il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Occhio alla conclusione. Può provare. Cascione. Prova a verticalizzare. Si riparte dalle braccia del portiere.
gioca una palla lunga. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. L'appoggia sulla fascia. Cascione. È in ottima posizione. Ecco il tiro. Il portiere si oppone. È stato splendido l'intervento del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Ci mette una pezza. Crossa il pallone a centro area. Prova la conclusione aerea. Ottima la parata del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Non è andato lontano dalla rete. È decisamente un gran talento. Riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Ancora fuori dall'area. C'è fallo. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. Ultimo assedio in cerca del gol della vittoria. Senza dubbio c'è bisogno di stringere le maglie delle difese. Ci sono elementi pericolosi in campo oggi. Guarda, non capisco perché abbiano aspettato così tanto per stringere le marcature. Certi elementi stavano facendo quello che volevano in area di rigore. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Ancora fuori dall'area. Va via di forza. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Cesena è alla disperata ricerca di un varco per rompere l'equilibrio. Tocco morbido. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Il tempo sta per scadere, devono darsi una mossa. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi, mantenere i nervi saldi, pronti a sfruttare la minima occasione. È un'occasione. Il portiere dice di no. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro.
arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Vuole la profondità. Cerca lo spunto. Finisce così. Non c'è più tempo. Giornata piuttosto difficile.